L'ultimo super ospite che annunciamo proprio questa mattina, lo facciamo in Nostrum News, domani sera sarà all'Arena di Verona anche lui, il maestro Andrea Bocelli. Maestro, buongiorno, benvenuto. Buona giornata anche a voi, eccomi qua. Buongiorno Bocelli, veramente un grande onore averla ospite questa mattina e anche averla domani sera sul palco del Pavorizza Estate. Innanzitutto le chiediamo subito com'è andata la sua di estate. Tutto sommato, date le premesse, è andata anche bene, perché ho visto un paese che comunque ha fatto degli sforzi per tornare a una normalità nei limiti del possibile. Insomma, abbiamo visto i ragazzini giocare tutti insieme sulle spiagge, per le strade, e ho visto la gente sorridere in qualche modo. Non era scontato. No, non lo era, ha ragione il maestro Bocelli, a cui chiedo anche, insomma, Bocelli e l'Arena potrebbero essere un'accoppiata già in modo naturale, quindi le chiedo che rapporto ha lei con questo teatro all'aperto. L'Arena è un teatro in cui io ho moltissimi ricordi importanti. Uno per tutti, nel 2000 lì cantai Requiem di Verdi sotto la direzione del compiantissimo Lori Masel di fronte a un pubblico di 18.000 persone, insomma, e a quell'epoca ancora si cantava rigorosamente senza microfono. E poi ho cantato in produzione di Vedova Allegra, poi ho fatto concerti, insomma, in Arena ho un sacco di ricordi, quindi per me ogni volta che torno lì è un tipo del passato bello. L'Arena di Verona è il palco dei palchi, è uno dei luoghi che al mondo possono cambiare la carriera di un artista. È un posto speciale, lo abbiamo raccontato innumerevoli volte, lo abbiamo fatto in modo speciale quest'estate, avvicinandoci passo passo a domani sera. E maestro, ora sappiamo che ci sono cose che non ci può dire, perché c'è una grande, grande sorpresa su cui state lavorando, ma non possiamo assolutamente dir nulla, almeno per altre 24 ore. Ma non so, le possiamo chiedere un'idea, qualcosa, cosa farà? Ci sono ancora esattamente, non lo so, sono a Praga a incidere un disco nuovo, perché giusto per non stare senza fare niente, che non è nel mio costume. E quindi poi farò mente locale, vediamo cosa farò. Sta di fatto che il merito del Power Hits Estate è di riaccendere la musica dal vivo in contemporanea sulla prima radio italiana RTL 102.5, su TV8 e su Sky. E Bocelli, quanto bisogno c'è che i concerti e la musica dal vivo ripartano? Io penso di essere obiettivo nel dire che la musica è uno dei grandi sollievi nella vita di ciascuno di noi, non si può vivere senza musica. Poi certo c'è chi la vive più intensamente e chi meno, ma per chi ha la fortuna di vivere intensamente la musica, questa può rappresentare non soltanto un balsamo, ma talvolta persino un medicamento, perché la musica è terapeutica, purché se ne faccia buon uso e non abuso, questo lo dico sempre, lo spiego spesso anche ai miei figli, perché oggi si fa purtroppo cattivo uso della musica, quando si ascolta così come sottofondo a mangiare piuttosto che in qualunque posto della casa. La musica è un elemento importante nella vita di ciascuno di noi, perciò va usata quando abbiamo il tempo e la circostanza per essere concentrati, per ascoltarla con rispetto, che è buona musica naturalmente. E poi Bocelli, c'è la radio che appunto è un contenitore di musica, di parole, di pensieri, di riflessioni, e che comunque accompagna le nostre vite, le vite di tutti i giorni, con quelle che poi diventano o colonne sonore o tormentoni a seconda di come le vogliamo chiamare o ascoltare. Ecco, chiediamo ad Andrea Bocelli com'è il suo rapporto con la radio. Ma è un buon rapporto, io appena salgo in macchina alla radio per avere per esempio le notizie, per stare aggiornato, ma anche avere ogni tanto la parola di tanti bravi animatori che riescono a creare un sorriso, è importante. Beh, grazie, a nome di noi tutti che amiamo follemente la radio, e la facciamo. Maestro Bocelli, domani sera appuntamento in Arena di Verona per la serata finale del Power Hits Estate 2020, come già ricordato da Pierluigi, in radiovisione su RTL 102.5, TV8, Sky 1. Lo abbiamo chiesto a tutti gli artisti che saranno poi i protagonisti di domani. Siamo in attesa di questa sorpresa che sappiamo lei sta mettendo a punto proprio mentre parliamo, ma le chiediamo semplicemente adesso di salutarci, anzi prima di salutarci, l'appuntamento per domani. 9 sarò all'Arena di Verona ancora, quindi a tutti gli ascoltatori di questa radio un saluto e un abbraccio da parte di Andrea Bocelli. Grazie Andrea, grazie per essere stato veramente con noi, le auguriamo una buona giornata e ci sentiamo e ci vediamo domani sera in diretta dall'Arena di Verona.
Anche a voi, arrivederci.